Preparati, diciamo, sul sito, però in linea di massima è quello. Che dire, c'è chi dice che questa sia un inizio di una nuova era industriale che va a stravolgere quello che è il modo di produrre e di autoprodursi ciò che serve per vivere. Sembra che con queste stampanti in ogni casa. Vai, vai. Va bene, va bene. Passive. No. Rimane macchina stella. Stava dicendo, sì. Quattro sistema lì, Windows che funziona con quello. Il cuore è troppo largo e il materiale fuso torna indietro, invece di uscire dal cuore davanti torna come indietro e quindi mi genera un difetto, oltre che mi va a intoppare dopo la zona dove devi scorrere questo filo. Il fatto che sia stato tutto venduto non può essere confuso perché non riesce a fare quello che vuole nella tua casa, quindi cosa c'è? C'è una cosa che si è inceppato, perfetto. Programmazione, sto facendo della programmazione anche di un certo tipo, sto facendo una stazione meteo, sono indifferente, la presentano, il progetto lo presentano oggi all'Instagram, quindi oggi pomeriggio fa tutto niente, i gruppi insomma, robotini terrestri e volanti, io devo fare un robotino volante. È un concetto che è shot the other node in the head, cioè spara l'altro node in testa, in sostanza cosa fa? Lo uccide. Ok, quindi ci sono solo io che posso fornire i servizi. Per fare questa cosa si utilizzano dei dispositivi. Ad esempio, io mi sono un po' vincolato a una distribuzione che è la CentOS, che deriva da Red Hat. C'è un po' chi storce il naso quando sento parlare di Red Hat perché non è completamente free,
perché è una, perché Redati è diventato proprietario, però comunque permette la distribuzione del codice, quindi Concentos, che è una distribuzione che viene praticamente Redati, però è libera, è aperta, utilizza bene o male gli stessi strumenti e è oggetto che la Instasi può esportare, ok? E viene utilizzato da una macchina client. Chiaramente serve e tutto deve passare attraverso una macchina da qui vedi Concentos, che è un sistema di redatto.